Buongiorno, buon tutto e siamo pronti per questa puntata dell'Aperitv. Ovviamente l'Aperitv si rinnova ogni settimana con tanti ospiti, con tante informazioni. Io lo ricordo, noi andiamo in onda prima del TG del venerdì, proprio come un aperitivo, direi quasi televisivo. Facciamo quattro chiacchiere interessanti, però divertenti, e soprattutto il nostro obiettivo è quello di farvi compagnia anche con un pizzico di buon umore. Abbiamo preparato anche per oggi una bella puntata, interessante. Antonella, buongiorno, benvenuta. Buongiorno Filippo, buongiorno a tutti i nostri amici da casa, buongiorno. Ti vedo già pronta in postazione, sei già con il nostro ospite, magari lo presenteremo tra qualche minuto. Oggi però, per iniziare l'Aperitv, vorrei partire parlando di wedding, perché abbiamo ricevuto tante richieste di informazioni, amici e amiche che seguono la trasmissione, che ci chiedono: ma per poter sapere di più, per poter organizzare meglio un ricevimento, ma possiamo avere altre informazioni? Ma certo, ma noi abbiamo il nostro super esperto che ci dà la possibilità di parlare di wedding ogni settimana, lo facciamo anche oggi. Luciano Pio Papagna, il direttore della sala ricevimenti Lo Smeraldo. Buongiorno Luciano, benvenuto. Buongiorno, buongiorno Filippo, buongiorno ad Antonella, sempre ciao, meravigliosa, e grazie. Buongiorno a tutti i telespettatori. Luciano, sono arrivate davvero decine di richieste di amici e amiche che seguono la trasmissione e che sono estremamente interessati al mondo del wedding e soprattutto preoccupati anche per certi aspetti di organizzare al meglio la cerimonia. Chiedono informazioni, chiedono delucidazioni. Possiamo dare delle indicazioni tipo per organizzare un buon ricevimento? Certamente sì, un buon ricevimento parte fondamentalmente dalla volontà di due persone di unirsi in un momento di amore, in un momento di amore che è quello che vede proprio due persone unirsi per tutta la vita. E di là parte poi lo studio di quello che è il festeggiamento, di quello che è proprio il momento dedicato proprio all'aspetto del coinvolgimento di parenti e amici in un luogo, in una location, quindi lo studio della location, in base a quelle che sono i propri modi di essere, il proprio modo di interpretare la vita, il ricevimento di nozze. Quindi il luogo non deve essere un luogo casuale, scelto, ma deve essere un luogo che dia quelle emozioni agli sposi prima e a tutti gli invitati e gli ospiti dopo, quindi il giorno del ricevimento di nozze, delle emozioni che sono quelle emozioni che gli sposi vorrebbero trasferire ai loro invitati, ai loro parenti, durante proprio il banchetto di nozze, cioè ovvero durante quel momento di convivialità che unisce sia la parte food sia la parte divertimento. Come devono organizzare un ricevimento di nozze? Il ricevimento di nozze è un qualcosa di molto bello, sicuramente impegnativo e anche un processo mediamente lungo nella preparazione, perché non esiste solo la location, come nel caso nostro dello Smeraldo, ma ci sono anche i fotografi, ci sono i DJ, ci sono i wedding planner, ci sono tante figure professionali. Sono circa 36 le figure professionali che vengono interessate quando si svolge un ricevimento di nozze. Un ricevimento di nozze che può avere delle sfaccettature diverse, può essere tradizionalmente inteso, quindi ricevimento a pranzo, dall'ora di pranzo fino alla sera, magari anche prolungandosi un po' per il ballo, affinché quegli ospiti che possano partecipare in un momento successivo abbiano anche il loro spazio di divertimento, oppure un ricevimento serale per chi ha la possibilità, magari di amici, parenti un po' più giovani, e quindi utilizzare la notte per poter divertirsi e quindi non intaccare magari quelli che sono i momenti di lavoro, ecco, degli ospiti, certo, degli invitati e di coloro che partecipano. Luciano, tu ovviamente parli di matrimoni, ma il ricevimento ormai possiamo considerarlo un evento che riguarda anche, per esempio, le prime comunioni, no? Ci sono tante famiglie che in questo periodo pensano al piccolo ricevimento per la prima comunione. Anche quello va organizzato seguendo sempre delle
delle idee e delle emozioni. Certo, certo sì, la comunione oggi è diventato un ricevimento di nozze a tutti gli effetti. Infatti ho parlato prima di banchetto di nozze, invece il ricevimento di nozze, proprio la comunione, è un evento, tanto che si parla oggi di eventi, un evento tale quale un ricevimento di nozze a tutti gli effetti. La comunione necessita di attenzione, ci sono anche bravissime event planner che organizzano dei bellissimi bellissime comunioni, ma questo vale anche per i 18esimi compleanni, vale per certo, le feste di laurea, infatti, vale infatti per tutta una serie, diciamo, di eventi che vengono realizzati e che oggi più che nel passato, io parlo sempre nella C, cioè avanti Covid, quindi prima del Covid, mirano fondamentalmente ad essere molto molto personalizzati. Quindi non più il cliente che si adegua alle esigenze delle strutture scelte, ma sono le strutture ad adeguarsi a quelle che sono le esigenze del Benissimo, cliente. Benissimo, proprio perché ognuno vuol fare cose diverse. Luciano, ovviamente la cosa importante è affidarsi a dei seri professionisti, e in questo caso la tua persona e lo Smeraldo Ricevimenti sono sicuramente un riferimento importante e soprattutto serio. Io ti ringrazio come di consueto per Grazie la tua disponibilità. Ci risentiamo presto, un abbraccio e buon lavoro a voi dello Smeraldo. Grazie anche a voi e un saluto ad Antonella e a te Filippo e a tutti i telespettatori. Veramente, come hai detto tu prima, buon tutto. Grazie Luciano, un abbraccio. E abbiamo parlato anche quest'oggi di wedding, di ricevimento, ma ci sarebbe ancora tanto, tanto da dire. Cambiamo pagina però. Antonella, subito a te lo spazio con il tuo ospite. Sì, parliamo sì. di chirurgia estetica. Estetica e plastica, e oggi sono in compagnia del bravissimo dottor Patrizio Cardone. Buongiorno, dottor Cardone. Come sta? Buongiorno. Bene. Bene, grazie, meno male, per fortuna. Allora, caro dottore, diciamo che statisticamente è emerso appunto che gli interventi più richiesti nell'ultimo periodo sono quelli relativi alla rinoplastica e alla mastoplastica, no? Beh, certo, fanno quelli parte più... di quelli lì che almeno anche in questo periodo sono fra i più richiesti, no? Per quanto riguarda noi, il nostro centro. E ci tengo, dottore, a precisare che molto spesso ci si rivolge a lei non solo per una questione meramente estetica, ma anche per una questione di salute. Faccio un esempio: per quanto concerne appunto la rinoplastica, spesso ci si rivolge a lei non solo una persona che non ha un naso così proprio alla francese, come si suol dire, ma anche una persona che ha difficoltà respiratorie a seguito, che so, di una deviazione del setto nasale, no? Beh, quindi certo, il paziente si reca da lei con un problema. Può essere anche un discorso sia funzionale che estetico. A volte vengono pazienti, uomini o donne, che dicono: io le foto di quando ero piccolino avevo un bel naso, avevo una bella, diciamo, estetica, un bel profilo, e poi adesso ho un piccolo problema, sia funzionale che estetico, difficoltà respiratorie, è qualche deformità che si è creata. Probabilmente può dipendere da un trauma infantile, esatto, anche misconosciuto, che può essere una caduta da una bicicletta, una banale forte pallonata, ecco, pallonata, insomma. E quindi, diciamo, il discorso può essere corretto nella medesima seduta operatoria, sia nella parte funzionale che in quella estetica. Poi io so che insieme voi cercate una soluzione, quindi delle certo, varie soluzioni che si adattano appunto al viso del paziente. Beh, perché comunque il naso, diciamo, non va stereotipato così sulla base di parametri, che ci sono dei parametri standard di bellezza, il famoso quadrato di Leonardo si chiama, che stabilisce delle dimensioni base per il naso perfetto, però il tutto va adattato magari alla larghezza degli occhi, alla conformità del viso. E questo viene fatto con un'elaborazione computerizzata che permette di far vedere alla paziente come potrebbe venire un eventuale miglioramento nasale. E stesso discorso, io credo che sia appunto lo stesso, quindi di salute che va a braccetto con l'estetica per quanto riguarda la mastoplastica, quindi diciamo il seno, no? Sì, volendo cambiare discorso, diciamo anche il seno, spesse volte rappresenta
un discorso che soprattutto nelle donne può rappresentare un problema, donne che hanno avuto gravidanze, che hanno avuto dei peggioramenti dovuti a vari fattori, cali dimagrimenti eccessivi, repentini, che quindi vanno a incidere sulla decadenza del seno. Quindi diciamo, si utilizzano delle tecniche per migliorare il seno. Certo, la mastoplastica additiva è uno degli interventi più richiesti, soprattutto dalle donne giovani o in età medio-giovane. E serve ad aumentare un seno, a tirarlo su quando è cadente, esatto, dopo una gravidanza, dopo un allattamento. O anche a seguito magari di un percorso chemioterapeutico, di una spostazione di un seno. Beh, diciamo sì, andiamo in un altro discorso in cui è importante anche questo, perché a volte, queste volte lo vediamo nella struttura pubblica tipo il policlinico dove lavoro io, che alcune donne si rivolgono un po' per problemi oncologici un po' tardi, perché temono di avere una mutilazione o qualche cosa, che invece è importante far capire che con le nuove tecniche, con le nuove tecnologie si risolve un seno tutto. Può essere ripristinato anche meglio di quello che era prima di un tumore. E soprattutto, al di là delle tecnologie, io punterei sulla professionalità ormai indiscussa del dottor Patrizio Cardone, che insomma viene anche da un'esperienza di suo padre, il dottor Cardone Felice, giusto? Quindi a cui mandiamo un nostro saluto. Far sapere alle persone che è bene, perché poi uno va sui canali internet, sui social, esatto, esistono le cose più disparate, questi sono sempre interventi da fare in struttura adeguata, con adeguata devi sapere, mi scusi se personale. La interrompo, dottore, devi sapere, Filippo, perché purtroppo i tempi tecnici televisivi sono molto ristretti, però devi sapere che il dottor Cardone da bambino, io questo è un aneddoto che voglio raccontare, da bambino suo padre è già medico, è chirurgo, e quindi lui da bambino finiva a scuola, lasciava la cartella, metteva il camice e andava nello studio di suo padre, quindi già ha subito percepito appunto l'amore per la chirurgia plastica ed estetica. Quindi molto bene. Chi suggerire se non il dottor Patrizio Cardone? Complimenti. Però diciamo anche alle donne all'ascolto, sentitevi belle in generale. Piccolo, sì. No, non guardate il piccolo, credo che la bellezza sia davvero, non voglio dire una banalità, ma sia davvero un qualcosa di soggettivo, insomma, non ci sono gli stereotipi assoluti. Ogni donna ha la sua bellezza, le sue qualità, le sue caratteristiche. Andiamo oltre. Ora, non voglio, per carità, anche dottore, i piccoli difetti possono essere un pregio. Ecco. Anche se non siete nel quadrato di Leonardo. Va bene, grazie dottore. Grazie davvero. Grazie davvero. E noi dobbiamo proseguire sempre con la nostra trasmissione, con l'aperitv di oggi, perché abbiamo ancora... Cos'è qua? Che altro è? Cos'è no, qua? No, questa no però. Dottore, buongiorno. Avete cambiato lo studio? Non sono dottore. Come, lei è dottore? No, non sono dottore. Ce la faccio il dottore. Eh sì, ma non sono dottore. Avete cambiato lo studio, avete cambiato. Perché? No, è sempre questo lo studio. Dottore, non c'è questo studio qua a me. Ma non sono io il dottore, non ho capito. Ma lei che vuole? No, dottore, io l'altro giorno mi avete prescritto... le supposte. Ma non ero io, non sono dottore. Lei mi ha scritto le supposte, ecco, e mi ha detto di prendere in Vianale. Io sono su, sono andato sopra Google Maps, e Vianale non l'ho trovata. Io dico, ma per forza non c'è un'altra via che si può andare? Allora, prima di tutto ripeto, non sono io, e poi non le posso consigliare nulla. Chi siete? Io sono Filippo Donvito, presento la perizia. Quello è un dottore. Ah, dottore? No, però. Si è trasferito, dottore. Bello studio, bello. E cosa fai tu, dottore? Non parla, ho già parlato. Dottor, lasci stare tranquillo. E cosa fa lui? È chirurgo estetico. Ginecologo? No. Ginecologo? No. Estetico. Quindi voi fate i figli alle labbra, fate. I figli alle labbra. Sì, io non ho ancora capito. Ma chi l'ha fatta entrare? Io vorrei sempre, dottore. Ogni giorno. Ad una certa età fa bene. No, ma io sto bene. Mi piace andare a sentire i fatti così. Va nella sala d'aspetto. L'altro giorno è andato un signore, ha detto, dottore, c'ho il doppio mento, che cosa mi consiglia?
E quella dice, vabbè, più o meno metti due cravatte, che non è che devi fare chissà che cosa. Ma tante disfatte che si sentono. Sì. Ieri stava una signora e fa, dottore, sto incinta. Ecco, non ce la faccio, di nuovo incinta, è l'ennesima volta che sei incinta. Ha detto, signore, lei deve far prendere le precauzioni a suo marito. E lei ha detto, mio marito le prende le precauzioni, e sono gli altri che non le prendono. Ti dico, ce ne sei, dottor Ruffato. Poi c'è un altro, un signore, che ha detto, mia moglie dice, pensa di essere una Ferrari. E il dottore ha detto, e dove sta? E l'ho parcheggiata fuori, in doppia fila. Tanti fatti belli che si sentono. Immagino. Poi un altro signore, un paziente, vado sì. Dice, dottore, mi deve prescrivere un sonnifero potente per mia suocera. Per la suocera. E il dottore ha detto, ma tua suocera soffre di insonnia? No, che insonnia, quella dorme come un ghiro. E beh, e allora? A notte. E allora? È di giorno che non dorme. E quelle, quando povera tu, suocera. Sì, poi un altro signore, dice, dottore, io se mi tocco qua mi fa male. Se mi tocco qua mi fa male, se mi tocco qua mi fa male, se mi tocco qua mi fa male. Il dottore ha detto, che cazzo ti tocca fare? Perché ti tocchi? E quindi, e poi, d'accordo. Poi un altro come a te, assomigliava a te. Ecco, sì. Ha detto, dottore, c'è un problema. Ecco, ecco perché assomigliava a me. Sì. Ha detto, da un po' di tempo, ecco. perde la memoria. Capita. Che cosa mi consiglia? E il dottore ha detto, pagami prima. Anche se scordo. Va bene. Aspetta. Bambina. Ah, no, non lo so. C'è un po' caccia uno. No, perché abbiamo una trasmissione, dobbiamo andare bene, avanti. Vuoi sapere la cosa? Praticamente, come si chiama quella che assomiglia... A che ne so? A chi? Ho perso la memoria. Mi si è fatto per la memoria. Mi si è fatto per... Poi è colpa mia. Aspetta. Non mi aspetta. Che mannaggia. Aspetta. Chi è? No. Ho perso la memoria. No, vabbè. Questa proprio ci mancava, Che c'ha la ricetta del medico qui? Ho trovato la memoria. L'hai ritrovata la memoria? Sì. Allora, praticamente, dottore... Io c'ho un problema. Uno solo. Da un po' di tempo sento delle voci. Sente ma non, voce. Sì, ma non vedo nessuno. E come mai? È possibile? Sì, sai quando mi succede? Quando? Quando sto al telefono. Per piacere, dai. Ma no. Senti, facciamo così, nonni. Mandi il cellulare, aspetta. Facciamo così, mentre tu rispondi. Rosa! Sì, sto con la dottore, Sono il dottore. Sì, è bello, lo studio è nuovo, bello. Sì, sto bene. Non posso parlare. Pubblicità. C'ho la batteria. Rieccoci, seconda parte della Pre-TV di oggi. Durante la pubblicità pensavo che siamo in pieno carnevale. Martedì scorso è iniziata questa fase dell'anno e allora buon divertimento a tutti e buon lavoro anche ai comuni che stanno organizzando tante particolari manifestazioni dedicate al carnevale. Ma torniamo alla puntata di oggi. Antonella, di cosa ci parli? E direi che oggi è una puntata veramente preziosa perché è ricca di preziosi suggerimenti. Ecco, io sono qui in compagnia del signor Biagio Pizzi. Voglio, diciamo, spendere due parole per la sua presentazione dicendo che spesso purtroppo accade che a causa di circostanze avverse della propria vita i figli non sappiano come gestire la situazione genitori, nel senso che non hanno la possibilità di prendersene personalmente cura, di tenerli nelle proprie abitazioni e quindi si trovano a vivere un po' questo dramma perché non sanno davvero come muoversi. A tal proposito io sono qui appunto, come dicevo, in compagnia del signor Biagio Pizzi perché lui è responsabile di una struttura che in realtà è un gruppo appartamenti e che io vivamente consiglio perché ci sono stata di persona in questa struttura dove i nonnini, se vogliamo, sanno da Dio, ecco, quindi davvero, e non posso definirla diversamente come situazione. Biagio, ben arrivato nel nostro studio. Ben trovato. Vuoi parlarci appunto di questo gruppo Generazioni? Sì, allora Generazioni gestisce dei gruppi appartamento. La peculiarità di questi gruppi è che gli ospiti, appunto gli anziani, è come se stessero a casa propria.
in quanto diciamo non hanno la consapevolezza, la percezione di essere istituzionalizzati. Bravissimo. Come può essere in una casa di riposo, in un RSA. Il gruppo appartamento è formato da piccole comunità di 6 persone che condividono un appartamento, supportate da assistenti sociali, educatori e soprattutto da OSS che li aiutano nelle funzioni, nel mantenimento dell'igiene, nelle funzioni diciamo quotidiane e soprattutto una stimolazione cognitiva che è importantissima. Vero. A diciamo, una certa età. Tant'è vero che anche i protocolli internazionali parlano di invecchiamento attivo, che non è altro, l'OMS ha stilato dei protocolli, però al di là delle definizioni, cos'è l'invecchiamento attivo? Consiste nel incentivare, stimolare quelle che sono le pulsioni, gli interessi dell'anziano, che possono essere di carattere sociale, quindi magari interesse nel volontariato, anche nell'aiuto degli altri, o familiare. Abbiamo una generazione adesso di nonni sprint che un po' per necessità, un po' per piacere, diciamo, si occupano della gestione manageriale delle famiglie, dei nipoti. Oppure anche diciamo, di carattere professionale, persone che sono comunque legate al loro passato professionale e quindi mantengono questo ancoraggio al lavoro che gli consente di stare meglio. Nel gruppo appartamento cosa succede? Succede che, come appunto hai detto, qualcuno, ahimè, può anche o rimane solo oppure per motivi di necessità familiare, oggi andiamo tutti di corsa, la gestione diventa diciamo anche pericolosa, perché anche nasce un'esigenza personale, l'anziano a volte prende anche la consapevolezza che da solo, magari in seguito a una caduta accidentale, si rende conto che il convivere in compagnia, di condividere la solitudine, oltre ad avere un beneficio diciamo di carattere psicologico, ma anche lo mette a sicuro anche da un piano sanitario. Anche tant'è vero che c'è anche l'infermiere che con l'aiuto con l'assunzione della terapia, con la sinergia con i medici di base, che comunque avendo un caregiver all'interno della struttura stessa, hanno la possibilità di monitorare meglio la salute dell'anziano. I benefici sono tantissimi, ma quello che mi piace diciamo di più esporre è questa situazione di estrema tranquillità, di casa, curando proprio i dettagli della casa, da quelli che sono la cucina, che è una cucina interna fatta, è vero che è monitorata da un geriatra, però diciamo molto orientata verso la tradizione, perché questo consente il mantenimento dei sapori, ma delle abitudini. Spesso anche gli anziani stessi intervengono nella preparazione dei pasti, nella pulizia della verdura o danno dei consigli preziosi. Sono attivi, ma è anche diciamo l'aspetto importante è l'interazione col quartiere, con i condomini, che si crea una sinergia incredibile. Ovviamente si diventa una grande famiglia che un po' diciamo il Covid ha un po' messo le distanze, perché comunque ha un po' chiuso le porte a quello che era prima del Covid, ovvero le associazioni che facevano una gara per venire in questi gruppi appartamento. Antonella, anche tu diciamo conoscendoti, considerando la tua gestione di vita che è complicata tra i vari impegni che hai, certo, a volte ti ritagli dei momenti per venirci a trovare, ma per il piacere di farlo. E questo è un indicatore importante che mi dà anche tanta soddisfazione. Tanto cuore. Io voglio riportare l'esperienza di una mia amica, la quale, siccome è stata a Roma per 3 mesi, si è rivolta a loro per appunto la sua mamma. Nel momento in cui, credimi Filippo, è andata, dopo i 3 mesi, questo stage che ha avuto a Roma, è andata a riprendere la sua mamma, cioè la mamma si è rifiutata di tornare a casa. Le ha detto: "Fia, io sto bene qui, voglio restare qui", perché si crea davvero questo ambiente estremamente familiare. Beh, si evita quel trauma del passaggio da una vita... Cioè l'anziano si sente davvero meno anziano, perché è attivo nella preparazione dei pasti, poi c'è il momento del gioco a carte, il pomeriggio, piuttosto che l'altra attività ricreativa. Cioè, davvero si sta bene. Io mi prenoto già per la mia... Beh, credo sia un modo per poter affrontare anche... La terza età, particolare e anche molto utile, molto sereno. Vabbè, diciamo che parte tutto da un'esperienza personale. Io sono infermiere, ecco. È un percorso diciamo, di lavoro in RSA
e soprattutto ho fatto anche un po' di libera professione nella varie RSA. Quindi ho analizzato quelle che per me erano le criticità e mi sono chiesto, nel momento in cui una situazione dovesse servire, oltre a me personalmente, cosa non mi piace, diciamo, quali sono i punti di criticità. E nell'RSA c'è un discorso più sanitario, più legato alla sanità, ma l'ospite quando arriva si sente istituzionalizzato. Cosa diversa a un ambiente, più diciamo ospedaliero, più sanitario. Esatto, cosa diversa è proprio l'accoglienza. Infatti noi anche diciamo anche agli ospiti che vogliono venire che quando se sono legati per esempio degli oggetti di casa propria, di portarli in modo da anche a rendere più soft Biagio, questo passaggio. Dove siete voi? Noi siamo a Barletta. Ecco, non l'avevamo detto, a Barletta, quindi eventualmente se qualcuno volesse informazioni vi trova. Vogliamo dare anche qualche indirizzo? Indirizzo sì, abbiamo delle strutture in via Minervino. In via Minervino ci sono appunto questi quattro gruppi appartamenti, inoltre gestiamo anche degli altri in via Violante, però abbiamo all'incirca una decina di gruppi appartamenti. Quindi a Barletta, come riferimento a Biagio Pizzi, per i figli che diciamo vogliono vivere serenamente la situazione dei propri genitori. Grazie Biagio. Grazie. Noi siamo giunti all'ultima parte della nostra aperitivo di oggi, quella in cui parliamo di appuntamenti, no? E vi segnaliamo alcuni appuntamenti imminenti o più o meno vicini. Oggi ne parliamo con Piero De Lucia. Buongiorno signora. Buongiorno maresciallo, cosa desidera? Dunque... Ci avete i panini? Ma certo che abbiamo i panini, quanti gliene servono? Dunque... 99. 99? A me facciamo 100. 100? No! E che se ne deve mangiare? Avanzano, prendono giù i capelli. 99? Sì! Voilà, benvenuto. Un saluto ad Antonella e all'ospite. Ciao. Accomodati pure. Posso accomodare? Che bello. Voilà. Signori, siamo qua. Un saluto a tutti i telespettatori di Antenna Sud e affini. Ecco, intanto non a caso diciamo voilà perché da lunedì scorso è partita la tua trasmissione su Antenna Sud. Voilà, sì, è una trasmissione. Io devo ringraziare Antenna Sud che mi ha dato la possibilità di realizzare questa trasmissione, questo programma di scenette comiche e barzellette. E voglio ringraziare, visto che ho la possibilità, i miei colleghi più stretti, più vicini, quelli che hanno dato anche vivacità e simpatia a questo programma, a incominciare da Lia Cellammare, Anna Maria Vivacqua, Giuseppe Guida e poi tutti gli altri a seguire come Raffaella Moschetti, Sara Zuguani, Giuseppe Di Donno, Valeria Vitacca, un bel gruppone di personaggi veramente bravi e simpaticissimi. Voilà, va in onda su Antenna Sud tutti i giorni? Dal lunedì al sabato alle 9.30, alle 11.45, alle 16.30 e alle 18.45. Sono preparatissimo. Piero. Beh, quindi non perdetevi questo appuntamento tra i tanti appuntamenti del nostro palinsesto su Antenna Sud. Non perdetevi questo appuntamento con il buon umore, con le barzellette di Piero. Ci vuole perché oggi bisogna ridere, bisogna cercare di non prendere troppo sul serio la vita. È vero che abbiamo tutti quanti più o meno i problemi, però prendetela più alla leggera, vi divertite, ridete, state insieme e poi lassate sti capri di telefonini. Stiamo più vicini, Antonello, dobbiamo stare più vicini. Ecco subito. Abbracciamoci. Aspetta. Parlato di, detto della televisione, che hai in mano? Ho in mano una locandina. È la locandina della mia prossima commedia che si intitola La burlesca profezia, dove all'interno nel gruppo c'è anche un personaggio eclettico, veramente in gamba, professionale, bravissimo, con i tempi giusti teatrali, Filippo Don Vito. Ecco, io ti ringrazio di tutto quello che hai detto, è esagerato. E poi gli altri colleghi che faranno parte di questa commedia sono sempre Lia Cellammare, Lucia Coppola, Enrico Milanesi e Vito Calabrese, questa faccia brutta qua, diciamo.
Ovviamente Piero De Lucia. Io ovviamente, insomma. Allora, l'appuntamento che vogliamo lanciare è dal 18 di febbraio, giusto? Sì, dal 18 di febbraio presso il teatro dell'Istituto Preziosissimo Sangue a Bari, Le Suore, un teatro delle suore, un bellissimo teatro di 145 posti, veramente una chicca. È una bomboniera. Una bomboniera, anche perché a Bari, signori miei, i teatri scarseggiano. Aia. Vogliamo costruire di più questi teatri, per favore? O salvare quelli che ci sono? E salvare... apriamo una parentesi. Chi vuole intendere, intenda. Intenda. Bene, Piero. E allora. Quindi dal 18 febbraio noi saremo in scena, vero Filippo? Assolutamente sì. Maestro. Maestro, troppo maestro. E vi posso garantire che ci stiamo facendo un sacco di risate durante le prove. Quelle non mancano mai, per fortuna. È vero, Filippo? Assolutamente sì. Immaginate cosa sarà lo spettacolo. Intanto io, lì e Lucia sforiamo nelle battute. Filippo dice: raga, questa commedia non finirà mai a questo punto. No, loro sono artisti a 360, quindi... L'improvvisazione praticamente è continua. È nel nostro DNA, diciamo. Sì. Piero, sì. In bocca al lupo. Viva il lupo. Quindi dal 18, intanto, Uelà su Antenna Sud. Non perdetevi Uelà, perché veramente sono 20 minuti di assoluto divertimento. Da ridere. Assolutamente una da ridere. Una volta si diceva da ridere. Garantito al 100%. Benissimo. Bene. E poi dal 18 di febbraio a teatro, sino al 19 marzo, giusto? Ecco, sì, sono praticamente un mese di programmazione, sono 5 sabato e 5 domeniche. Sì, al Teatro Preziosissimo Sangue, la burlesca professia. E poi si vedrà. Allora, stand up, tutti in piedi. Dobbiamo chiudere. Sì. Io inviterei a tornare qui anche il dottor Cardone. La nonnina c'è? La nonnina? Ecco il nostro dottore. C'è, benissimo. Benissimo. Se ci mettiamo, faccia lì, si mette a vicino. Chiedo scusa, dottore. Non abbiamo detto dove troviamo il dottor Patrizio Cardone. A Bari dove? In via? Lo studio, dottore. In via Capruzzi, a Bari. Via Capruzzi. E io vengo prima da te, e poi vado a un botulin, e poi vado alla casa, all'oasi della terza età, com'era. Dottore, gliela chiuda per sempre la bocca. A proposito, a teatro posso venire pure io? Sì. Sono un biglietto. Sì, gratis, lo vuoi? A teatro si paga. Io ho i blocchetti dei biglietti gratis della fiera del 1982. Le vado a vendere. Alla fiera. Grazie a tutti, grazie. Grazie a Biagio, Antonella, il dottor Cardone, Piero De Lucia, nonnina. Bello questo ragazzo, ecco, bello. Sì. Alla prossima, grazie. E cucci per la faglietta, per un guaglione. Bello.